Buongiorno consiglieri, seduta di consiglio della quinta circoscrizione del 21 luglio 2021, ore 9:46. Appello. Teresi, assente. Aiello, Presente. Altadonna, Presente. Cavaliere, Presente. Di Gesù, Presente. Figuccia, Presente. Presente. Losardo, Lucido, Palazzo, Presente. Stabile. Presente. Presidente, 9 presenti e 1 assente. Grazie segretario, visto il numero legale, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Qualcuno vuole intervenire sulle comunicazioni? Presidente, buongiorno. Buongiorno consigliere Losardo, buongiorno. Non è che per caso mi concede 2 minuti, E Presidente? come dirle di nuovo, consigliere Losardo, prego. Grazie, grazie, Presidente. No, io volevo ancora una volta quest'oggi segnalare la disfunzione di Largo Pozzillo, nel senso che ancora. Tranne uno sportello per certificati non funziona più niente come postazione decentrata, quindi gli utenti sono impossibilitati per quanto concerne la CIE, perché le due postazioni appunto sono vuote, i posti sono vuoti, nonostante i proclami dei giorni scorsi in cui già era tutto fatto, se ci sono state le disposizioni firmate, questo e quell'altro, e invece ancora risultati purtroppo no, ne vediamo, se non quelli peggiorativi ci sono, perché anche stamattina un capannello di persone si lamentava giustamente del disservizio, volevano fare degli esposti, giustamente volevano rivolgersi alla Procura della Repubblica per questa disfunzione. Io non capisco, o almeno capisco il perché di questa disfunzione, se si continua a non prendere provvedimenti veramente incisivi e finali, nel senso che portino a una risoluzione appunto della problematica che invece ancora insiste. Quindi, Presidente, io sollecito chi di dovere ad attivarsi ancora una volta affinché si possa sbrogliare questa matassa. Ormai sta pure terminando il mese di luglio, è credo da almeno 20 giorni che negli sportelli non sono operativi, se non quello dei certificati residenza, salve famiglie e via discutendo. La parte più importante, specialmente in questo periodo, perché la gente parte, la gente deve iscriversi, deve rinnovare anche per quanto riguarda l'ASPI, esenzione, questo e quell'altro, e necessita, se è scaduta, la carta di identità è nuova, e quindi gli uffici non accettano la proroga, molti uffici non accettano la proroga, e quindi siamo con gli utenti in mezzo ai guai. Spero che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile. Grazie, Presidente. Consigliere, grazie a lei, consigliere Sardo, per la precisazione. Posso dire una cosa? Prego, ci mancherebbe. Da domani dovrebbe entrare a regime l'accorpamento disposto con la PD Boccadifalco. Si dovrebbero avere una responsabile, dovremmo avere una responsabile che è la dottoressa Rizzuto e due operatori muniti di delega. Uso il condizionale perché
Speriamo che si presentino, perché non è scontato. È possibile che si sentono anche male anche loro, dottore Gaisnella? È possibile, è possibile. Magari, giustamente, vediamo se ho capito bene, dottore Castellà, magari questa sua precisazione possa essere una di quelle tipo in considerazione che verranno queste persone, aiutano anche noi per la nostra cittadinanza e per il nostro territorio. Assolutamente, assolutamente. Dico, lo scopo è quello, lo scopo è quello. Tra noi è quello, certo. Lo scopo è quello. Che aveva detto Sentaiello? Scusi, non ho sentito. Che aveva detto? No, che sicuramente il fatto che il dottor Casellano ha fatto questa precisazione, che sì. dovrebbero, come ha puntualizzato giustamente, venire la responsabile del PT di Bocca di Falco e altre due persone, è chiaro che per noi giustamente è anche un aiuto per la nostra cittadinanza, perché sono all'occortello e sono al servizio del cittadino. Per cui può arrivare gente nostra, è chiaro che loro devono dare il servizio, per cui è un'occasione, un'opportunità anche per noi, come si può dire un proverbio, dice un muore uno su un campanaro, cioè alla fine è così. Esattamente. Dico, invece può darsi che magari si penalizza ancora di più la città con la defaillance di queste unità lavorative che sono state trasferite, e quindi si chiude Bocca di Falco e rimane chiusa anche la postazione di Borgo Nuovo. Cioè, può accadere pure questo, che aumenta sicuramente aumentano i disagi nella città. Presidente. Infatti devo essere sincero, perché il dottor Castellana diceva questo, dice non ne sono sicuro che verranno. Dice, sì, appunto, il condizionale ma dico, faccio questa precisazione perché è stata trasferita tantissima gente, non si è presentato nessuno, quindi... E appunto, siamo a posto. Invece di contro mi consenta, Presidente, sottolineare l'impegno e lo spirito di sacrificio di due persone che sono già in quiescenza e invece stamattina erano qui, sono qui a Largo Pozzillo per collaborare, per dare una mano agli altri colleghi, appunto, che non hanno le deleghe, e faccio pure i nomi perché lo meritano: sono la signora Nuccio e il signor Zampognaro, che nonostante siano in quiescenza sono qui ancora sul posto di lavoro a sacrificarsi invece che stare a casa a riposarsi, come giustamente meritano. Quindi un plauso, veramente un ringraziamento giungono da parte mia principalmente alle due persone che ho nominato. Grazie. Mi associo a questo plauso, gli fa onore ai signori. Okay, io di cui mi Ciò significa gente che deve partire e c'ha il biglietto in mano, da noi la carta d'identità non la può fare, neanche col biglietto in mano. Assolutamente no, c'è uno sportello in via Lazio, ma mi dicono che non è efficiente e funzionale. Ci sono 600 persone al giorno in via Lazio per le carte d'identità. È appunto, quindi... No, so che hanno aperto uno sportello per i casi urgenti documentati. Però... di questo stiamo parlando, dottore Assano. Allora, le assicuro che in questo sportello ci sono 600 persone al giorno. Ok. Cioè, Presidente, posso? Prego, consigliere Tato. Io credo che anche lo sportello, questo di cui ci riferiva il dottore Castellana, relativo a comprovate esigenze, sia... assolutamente un palliativo, perché credo che ormai, diciamo, ci siano tutti gli estremi per l'interruzione di pubblico servizio. Io credo di non dovere spiegazioni al comune, con agenzie lavorative o per vacanza o per diletto o per qualunque cosa. È un servizio pubblico, quel servizio pubblico va reso sempre. Credo che il comune di Palermo in questo momento stia difettando una cosa, nel non accollare la responsabilità al Ministero di competenza per la mancata deroga del patto di stabilità.
il comune, a mio avviso, sarà sommerso da denunce, querele, come giusto che sia in questo momento, da parte del cittadino. Ripeto, sentire che c'è un ufficio per urgenze comprovate è una assurdità, un'aberrazione. Ripeto, fare la carta d'identità, siamo tornati a 20 anni fa, quando dovevi avere l'amico, ma oggi neanche quello, per fare la carta d'identità al comune. Quindi è un balzo indietro, anche culturale, impressionante. E credo, ripeto, che il sindaco in questo momento abbia tutti i margini per poter battere il pugno a livello nazionale per avere la deroga, ripeto, al patto di stabilità, quantomeno per aumentare intanto il contratto di tutti quei dipendenti comunali part-time che attendono da anni una stabilizzazione full-time e che in questo momento diverrebbero sicuramente una risorsa atta a risolvere questo problema. Ripeto, io credo che non ci sia qua più una questione di urgenza o non urgenza. Un cittadino che paga le tasse e vive in una comunità come quella della città di Palermo non possa sentirsi dire che la carta d'identità non viene fatta non più per questioni di pandemia, ma per questioni di riorganizzazione degli uffici. Dopodiché, ritornando diciamo alla notizia che dovrebbero arrivare delle unità da Bocca di Falco alla nostra postazione di Largo Pozzillo. Buongiorno. Comunque chiuso, io diciamo uso il dovrebbero come è stato usato finora. Posso dire che non riesco neanche a mettere la croce sopra quei dipendenti che dovessero da un giorno all'altro appunto vedersi trasferiti, perché il punto non è soltanto il lavoro che si fa, ma è il clima e la struttura degli uffici che danno la motivazione al dipendente. Un dipendente non motivato, soprattutto in questo momento in cui, per esempio, vi faccio un esempio: l'altra volta per un cambio di residenza in Viale Lazio, quasi con gli occhi lucidi, uno dei unici tre dipendenti che si occupano dei cambi di residenza per tutta Italia, cioè arrivano domande di cambio di residenza verso Palermo o migrazioni verso altri comuni da parte di tutta Italia, si parla di 250 almeno domande al giorno, e con le lacrime quasi agli occhi, con gli occhi lucidi, quel dipendente mi diceva che non avevano la possibilità di esitarne neanche un terzo di queste 250 al giorno. Ora, è da crocifiggere un dipendente che è arrivato, diciamo, oltre il limite, diciamo, di sopportazione di un contratto di lavoro che sta diventando un contratto di sfruttamento del lavoratore. Quindi la questione va risolta alla fonte, non più con trasferimenti, chiusure di altre postazioni. Ha ragione in questo il consigliere Losardo quando dice, e il consigliere Aiello quando dicono che così si rischia soltanto di allargare il gap tra la richiesta dei propri diritti dei cittadini e la possibilità del nostro comune di offrire a quei diritti una risposta. Grazie. Buongiorno consiglieri. Presidente. Buongiorno. Mi dite esattamente, intanto vi chiedo scusa, ma in questi giorni, anche ieri non sono entrato perché ho un problema in raucedine e parlo scherzandomi, mi viene difficile parlare. Ma di che mi dite di che cosa stavamo parlando, perché poi così vi dico una cosa. Emergenza Borgo Nuovo, Largo Pozzillo e tutto qua. Assolutamente sì. Allora facciamo un attimo il punto della situazione, consigliere. Come vi ho detto già in precedenza, sullo stato civile sono stati effettuati 6 trasferimenti da altri uffici presso lo stato civile di Largo Pozzillo. Su 6 trasferimenti nessuno è arrivato perché ci sono state 6 richieste di malattia. Si stava lavorando, ormai è pubblica perché ieri c'è stato un consiglio straordinario della quarta circoscrizione, a una temporanea chiusura della postazione di Bocca di Falco per accorparla
alla postazione Borgo Nuovo, visto che la postazione Borgo Nuovo non ha da mesi la responsabile perché è in malattia, e gli altri, alcuni indipendenti in 151 e alcuni in malattia. Si era pensato tra la postazione più vicina della città, io ricordo che Bocca di Falco è a 150 metri lineari, diciamo, linea d'aria, da Passo da Borgo Nuovo, da Largo Pozzillo. Si era pensato di chiudere fino a settembre Largo Pozzillo, Bocca di Falco, e farli venire e avere anche la responsabile con risoluzione del problema della chiusura cassa, di una serie di difficoltà che ci sono senza una responsabile. Ieri c'è stato un consiglio straordinario della quarta circoscrizione che si oppone a questa chiusura, secondo me esageratamente. È una situazione dove non possiamo guardare il nostro orticello senza pensare ai problemi generali e complessivi. Quindi io su questo ho la mia posizione, la ritenevo una soluzione possibile, ma la ritengo ancora ora una soluzione possibile, perché siamo davanti a una crisi di personale come non pochi, come non mai, che con grande difficoltà riusciamo a risolvere. Se poi tutti i trasferimenti che si fanno immediatamente rispondono con una malattia, capite che non abbiamo possibilità di soluzione, cioè non possiamo fare più nulla. Io continuo a insistere che la soluzione per due mesi fino a settembre, fino a quando non rientrano i dipendenti dalla 151, questa è la soluzione percorribile. Se non si vuole fare perché ci sono le barricate a Bocca di Falco, la soluzione potrebbe essere a giorni alterni, cioè quindi fare lunedì, mercoledì e venerdì a Largo Pozzillo e tre giorni e due giorni in quella sede. Dobbiamo trovare una soluzione momentanea. In questo momento c'è una grande difficoltà anche di personale, soprattutto di personale che non vuole lavorare, di chi si mette in malattia perché viene trasferito. Io non lo considero un lavoratore, ma lo considero un mascalzone. Mi dispiace, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma io lo considero un mascalzone, uno che viene e si mette in malattia perché è trasferito di una strada. Mi dispiace, ma su questo divento una iena. E quindi perché ci si pensa sempre ai propri interessi senza pensare che qualcuno, neanche irrispettoso ai colleghi, da parte dei colleghi, perché stiamo mettendo in difficoltà quei pochi colleghi che comunque con grande dignità vogliono continuare a lavorare. Quindi su questo io continuerò a fare queste grandi richieste. Io sentirò più tardi l'assessore Marano, sentirò la dottoressa Arena e il dottore Brucato per capire che intenzioni hanno subito dopo questa riunione che c'è stata ieri. Vi chiedo scusa, ho questa grande difficoltà a parlare, non me ne vogliate. Approfitto anche per comunicarvi la mia assenza dal 24 al 1 agosto. Non ci sarò, non sarò a Palermo, ho necessità di, lo dico con grande franchezza, di staccare la spina perché sono arrivato, cioè non ce la faccio più. E quindi anche il mio fisico ne sta risentendo, e la voce è una delle prime cose che se ne va purtroppo nel mio organismo. Quindi se ci sono consiglieri che vogliono brevemente dirmi qualcosa, altrimenti poi io consentirete di staccarmi e riposare un attimo la voce. Consiglieri, prego. Presidente, mi scusi. Prego, posso... consigliere. Prego. A me dispiace che innanzitutto il suo stato di salute, appunto il suo corpo richiede assolutamente riposo. Appunto, se dipendesse da me magari gliene darei molti di più di giorni di riposo. Presidente, però le vorrei consigliare di non fare proclami anche lei, perché altrimenti
diciamo, le malafiure continuano a uscire fuori. Quindi, caro Presidente, con tutto l'affetto e il rispetto verso di lei, non faccia proclami, perché, ripeto, fa malafiura. Perché del resto la situazione, specialmente in questi mesi, è peggiorata, ma di gran lunga, Presidente. Negli ultimi 2 anni la situazione si è veramente deteriorata. Avevamo 2 postazioni che funzionavano, e non mi si venga a dire il discorso dei pensionamenti, non mi si venga a dire il discorso del lockdown, perché non faccio assolutamente una piega. Di fatto c'erano 2 postazioni e ora siamo ridotti a 0, cioè con l'accorpamento siamo riusciti ad azzerarci, a fare un autogol, a fare un suicidio, veramente, Presidente. Quindi questo non è possibile. È da tanto tempo che segnalo questa disfunzione, non mi si è dato ascolto. I provvedimenti che sono stati presi sono stati sicuramente senza alcuna efficacia. Si è creato a Largo Pozzillo un clima assolutamente non distensivo. Gli impiegati purtroppo scappano, gli impiegati non vogliono venire a Largo Pozzillo perché forse già si è sparsa la voce del clima e dell'aria che si respira qui a Borgo Nuovo. E quindi io, Presidente, le do un consiglio, sempre affettuosamente, di cambiare completamente itinerario. Cioè, quello che si è percorso fino adesso è risultato sicuramente non efficace, è risultato inutile. Quindi, Presidente, è preferibile che noi, appunto, ci sediamo, prendiamo qualche decisione assieme prima che lei vada via, ma forse non c'è più tempo, ha detto il 24, quindi forse non c'è più tempo per poter dare una rassettata, perché qua bisogna fare il reset, caro Presidente, e ricominciare, perché siamo arrivati ormai a questo punto, che tutto sta andando allo sfacelo e noi ci stiamo unendo al marasma generale che regna nella nostra città. Anzi, addirittura diamo un contributo, appunto, come dicevo inizialmente, peggiorativo, carissimo Presidente. E così non si può andare avanti. Io stamattina ero a Largo Pozzillo, sono a Largo Pozzillo, c'era un capannello di persone che si lamentava perché voleva fare tutti gli esposti di questo mondo, perché ci sono veramente i presupposti per recarci in procura e denunciare tutto quanto, perché c'è sicuramente un'interruzione di servizio nella maniera più assoluta. Così non possiamo andare avanti, Presidente. Quindi cerchiamo di prendere una soluzione, anzi la soluzione, carissimo Presidente, perché così non si può andare avanti. Gli uffici hanno dimostrato che la dirigenza è inefficace nella maniera più assoluta. Grazie, Presidente. Vabbè, accetto il suo invito, domani alle 11 conferenza dei capigruppo a Largo Pozzillo. Mi sta arrivando la comunicazione. Domani, Presidente, domani alle? Domani alle 11 conferenza dei capigruppo vi sta arrivando la mail. Io purtroppo domani non ci sarò. Venerdì non è possibile, Presidente. Non siamo pure venerdì, però siamo troppo a ridosso. Va bene venerdì alle 11. Io purtroppo sono, altrimenti la fate voi qui mia giornata. Io non ci sarò. Venerdì alle 11 conferenza dei capigruppo. Grazie Presidente, grazie consigliere. Venerdì alle 11 conferenza dei capigruppo. Consiglieri, io mi dispiace ma vi devo lasciare. Vi sto mandando la comunicazione venerdì alle 11 della conferenza dei capigruppo. E vedo se posso invitare anche la dottoressa Arena a questa riunione, vediamo. Continua il vicepresidente. Sì, grazie Presidente. Qualcuno voleva intervenire ancora sulle comunicazioni? C'era qualcuno che ha sempre chiesto di intervenire in presenza del Presidente, perché aveva delle cose da chiedere, passate e così via, ma a quanto pare non è intervenuto, anzi devo dire non so se è presente, perché non so chi sono i presenti, non riesco a vedere.
Scusi, presidente, sarei io un interessante. Perfetto, sì, come spesso mi dice il presidente non parla, vorrei che fosse una cosa. Mi scusi, presidente, dico, visto le condizioni di salute del nostro presidente, non mi sembrava opportuno, lo ritengo irrispettoso oggi. Perfetto, concordo con lei e lo ritengo. Però mi riservo sempre di richiedere tutto, presidente, non si preoccupi che. No, io non mi preoccupo, io più per lei, perché più volte interviene sempre con lo stesso tema, ma giustamente siccome il presidente non c'è stato, per cui non ha mai avuto risposta, oggi era a favore. Ho avuto rispetto, almeno io la vedo così, che ho avuto rispetto nei confronti del presidente, che non può parlare. Giusto? Certo, ma poi a prescindere, venerdì c'è la conferenza dei capigruppo, può anche comunicarlo ancora meglio di presenza. Scusate, lei sarà presente quando sarò presente io. Volevo fare presente, dico, se è possibile, in conferenza dei capigruppo che decidiate le date del consiglio di agosto, visto che è l'ultimo giorno del presidente e poi non ci sarebbero i tempi tecnici per la convocazione. C'è il vicepresidente eventualmente. Ah, ok, va bene. Chiarissimo. Sì, a tutti gli effetti, se il presidente ha comunicato che dal giorno 24 sarà assente, io penso che a pieno titolo il vicepresidente prenderà in mano la situazione. Ci mancherebbe. Presidente, se mi consente, perché approfitto del buco creato appunto dai miei colleghi che non intervengono, quindi mi prendo un po' qualche minuto pure. Grazie, presidente. Volevo altresì ricordare che la commissione del settore toponomastico del comune di Palermo ha dato parere positivo in merito alla intitolazione della palestra di Borgo Nuovo ai maestri Calvaruso e Scuderi. Mi piace sottolineare che appunto l'intitolazione ai maestri Scuderi e Calvaruso appunto nasce indubbiamente dal consiglio della quinta circoscrizione, appunto sollecitato dalla commissione sport, che ha lavorato anche per quanto riguarda l'indirizzo in merito all'intitolazione della palestra di Largo Partinico. Quindi volevo appunto comunicare questo, che la commissione toponomastica ha espresso parere favorevole, e quindi si procede ancora con l'iter burocratico. Ora dovrà esserci l'ok, lo sta bene, del prefetto, e in maniera tale che quando si inaugurerà la palestra, la nuova, appunto, diciamo, la nuova palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo, appunto, possa già avere un nome quando si farà questa cerimonia. Volevo dire questo. Ecco. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Losardo. Ma ci mancherebbe, nessuno può mettere in dubbio che il lavoro fatto sull'intitolazione della palestra, la quinta circoscrizione, è stata non solo propositiva, ma soprattutto anche sulle scelte è stata d'accordo unanime con tutto il consiglio e con l'ottimo lavoro svolto alla commissione. Lo diciamo con orgoglio, è una paternità della quinta circoscrizione. Sicuramente non la paternità al di fuori della quinta circoscrizione. Io so, inizialmente la proposta dell'interrogazione nasceva soltanto con un nome solo, ecco, mentre noi poi abbiamo proposto l'affiancamento con un altro maestro, giusto, presidente? A parte il fatto che qualcuno parlava anche di conflitto di interessi, di conflittualità per intitolare la palestra anche
a Enzo Scudeli, dice, perché c'ha l'associazione, che dir si voglia. Invece il fatto che la toponomastica abbia espresso parere favorevole, suppongo che tutti questi dubbi cadono, ecco, questo volevo sottolineare anche questo. Grazie Presidente. Chiaro il suo intervento, grazie consigliere Lo Sardo. Ci sono altri interventi sulle comunicazioni? Non ci sono altri interventi sulle comunicazioni. A questo punto passerei all'ordine del giorno. Per favore, segretario, se possiamo mettere sul prospetto. Certo, lo prendiamo. Vi comunico in occasione che questa mattina ho firmato, penso tutte, sia verbali che delibere, a firma mia. Le ho fermate tutte stamattina. Se mi è fuggita qualcosa, al limite mi fate sapere che vado a recuperarla e la firmo. Allora, abbiamo l'ultimo punto che avete approvato è il punto 52. Allora, poi c'è il punto 53, normativa per l'utilizzo dei monopattini e nuovi mezzi di modalità sostenibile. Questa non risulta inviata in commissione attualmente. E secondo me è una proposta che va inviata in commissione, perché la commissione su questo tema, soprattutto sui monopattini, che c'è veramente tanto da dire, tanto da fare e tanto lavoro da svolgere, secondo me bisogna che si mandi in commissione per approfondire bene quale possa essere un trattamento adeguato a questi monopattini, perché ogni giorno se ne sentono di tutti i colori. Per cui penso che, secondo me, dovremmo mandarla in commissione. La proposta Presidente, eventualmente a quale commissione? Mobilità e traffico? Ma secondo me dovrebbe essere mobilità e traffico. Dico, l'unica, insomma, che possa avere competenze specifiche in merito, secondo penso me che è mobilità e traffico, anche perché poi... sociale, no, sport, no, cultura, compenso, secondo me mobilità e traffico. Ma Presidente, non ritiene magari che possa essere trattata direttamente in consiglio, dato che però le commissioni si muovono con palese difficoltà, si aspettano ancora risposte in merito, diciamo, ai sopralluoghi, questo e quell'altro, poi il mese di agosto suppongo che non si possa nemmeno convocare, perché con questa penuria di unità lavorative che abbiamo sicuramente verremo coinvolti nel marasma generale, quindi magari non potremmo convocare commissione nel mese di agosto. Ecco, suppongo che ci sia pure questo pericolo, Presidente. Concordo con lei, anche perché in effetti... Visto anche l'urgenza di poter trattare questa proposta, perché ritengo che sia una proposta importante e che sicuramente oggi questa proposta in città, per come stanno andando i monopattini, la ritengo un pericolo per la città, per cui la ritengo urgente da poter trattare, per cui è anche una delle motivazioni per cui non potremmo anche mandarla in commissione e trattarla con urgenza. Per cui mi associo al suo intervento anche in merito alle convocazioni delle commissioni e tutto quanto. Per cui io però, se non vado errato, il segretario qui me ne dia contezza lei, dovrei chiedere il prelievo del punto 53. Perché, sì, va chiesto il prelievo. Eravamo sul 49 che non si può trattare, abbiamo chiesto poi il prelievo. Sì, per cui nomino gli scrutatori, la consigliera di Gesù, il consigliere Lucido e il consigliere Stabile. Chi è contrario e chi si astiene? Approvato all'unanimità. A questo punto, segretario, se possiamo già dare lettura della no, scusate, mettere le parti. Il punto 53, giusto, segretario? 53? Sì,
metto in votazione il prelievo del punto 53, chi è contrario, chi si attiene? Approvato all'unanimità. Prego il segretario della lettura della proposta. Ok. Normativa utilizzo monopattini e nuovi mezzi di mobilità sostenibili. Considerato che il recente ingresso di ulteriori mezzi di trasporto elettrici di piccole dimensioni ha di fatto modificato la viabilità non solo nel centro città, ma anche nelle strade periferiche, considerato che le società gestrici di tale servizio hanno introdotto un numero rilevante di questi mezzi di trasporto schierando numerosi nelle varie piazze e nelle varie strade, considerato che i mezzi in questione raggiungono i 20-25 km/h, e anche per il peso della loro struttura rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione e per i pedoni, tant'è che si sono già verificati diversi episodi di sinistri stradali che li hanno riguardati. Considerato che il nuovo articolo 33 bis proroga il termine indicato dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ulteriori 12 mesi, allungando quindi la fase di sperimentazione non più a luglio 2021, bensì a luglio 2022, data fino ad ora valida, considerato che con il nuovo articolo 1,75 della legge di bilancio 2020 vengono fissate le caratteristiche tecniche oltre ai meri limiti di potenza e velocità della previgente disposizione alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato alla bicicletta, con la conseguente possibilità per esso di circolare anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, una novità dunque che ammette l'utilizzo dei monopattini elettrici ovunque sul territorio nazionale ove possono altresì circolare i velocipedi. Considerato che la sperimentazione decisa dal governo non è stata accompagnata dall'introduzione di nuova e specifica segnaletica da parte dell'amministrazione locale e tantomeno dall'implementazione di piste ciclabili o aree apposite adibite allo stallo di tali e tanti nuovi mezzi, considerato che appare difficile attuare in sicurezza una riforma del trasporto sostenibile in assenza di interventi di regolamentazione locale del transito e della sosta di tali mezzi di trasporto, il Consiglio della Quinta Circoscrizione, per i fini qui sopra, invita l'amministrazione comunale affinché si attivi con i settori di competenza per la programmazione, la progettazione, la realizzazione di infrastrutture segnaletiche e percorsi che regolamentino in maniera chiara la circolazione dei luoghi dove sarà consentito stallo corretto dei mezzi di trasporto al fine di sostenere le iniziative di mobilità sostenibile sopra menzionate. Firmatario consigliere Umberto Losardo. Ci siete? Presidente, c'è nessuno? Consigliere Losardo? Io sono qui, ma mi sa che è lei più in grado. Sì, però carissimo consigliere Altadonna, grazie per avermi sollecitato, perché non avevo compreso che il presidente Aiello non era ancora, non era più in linea, non era più collegato. Io purtroppo mi dispiace, ma debbo altresì allontanarmi. Ah, è entrato, è rientrato il consigliere Aiello. Sì, no, ma mi ha buttato sono rientrato. Presidente, prego, consigliere Palazzo, vuoi che so intervenire? Sì, comunico che abbandono l'aula virtuale per impegni personali. Grazie e buona giornata. Chiaro, segretario, siccome ritengo questa qua una proposta importante, tutto il consiglio deve essere, perché abbiamo il bisogno di ascoltare il parere di
perché la ritengo oggi per quello che c'è su strada e soprattutto sui monopattini, devo dire che davvero un settore a rischio per il cittadino che usa il monopattino. Ogni giorno di tutti i colori, apposta fondamentale e di fondamentale importanza, che tutto il Consiglio debba deliberare un atto che sia davvero degno di far partecipare a questo monopattino nella nostra città, affinché poi il nostro atto deliberativo il Comune possa prendere posizione su questo atto deliberativo. E proprio per tale motivo, in considerazione che qualche consigliere giustamente per motivi personali si allontana dall'aula, io chiudo la seduta. Grazie consiglieri, buona giornata. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno.